Eccoci qua ad illustrare il grande cambiamento dalla versione 7.0.0.7 alla 7.0.1. Sono passati più di 8 mesi dall'uscita del 7.0.0.7 e finalmente mi sono deciso a uscire con questa nuova release. Tante, tantissime, fantastiche novità. Pensate che ci sono più di 70 nuove feature. Peccato che molte di queste siano state letteralmente rovinate dalle orribili restrizioni che ha introdotto Google in generale, e poi che sono entrate ad Android 10 su, specialmente dall'11, e sarà sempre peggio probabilmente. Alcuni di questi problemi li ho recuperati con alcuni brutti trucchi, ma sono brutti perché sono laboriosi, inevitabilmente, perché per girare attorno a delle protezioni non è facile, bisogna darsi da fare con trucchi orribili che ovviamente non rendono agevole il passaggio. Vabbè, al di là di questo, andiamo avanti e facciamo vedere le più importanti novità. Beh, la prima è l'installazione. L'installazione adesso è molto guidata e comunque sia all'inizio vengono date anche tutta una serie di, diciamo, indicazioni relativamente a cosa serve la mia app e cosa non supporta. Praticamente smartwatch e Android Auto sono assolutamente deleteri. Lettore, poi dopodiché la tragedia del risparmio batteria, vi consiglio cosa fare, cercate di guardare il mio video YouTube 1A. Poi per chi è consigliata, è una app molto elaborata, con un sacco di opzioni e di impostazioni, e insomma non è fatta per gente che non ha pazienza e vuole ottenere subito dei risultati senza fare niente. Prendete delle app più semplici. La mia non è semplice e non vuole esserlo, perché proprio il suo carattere distintivo è di essere molto molto elaborato e di permettervi di configurarla assolutamente come volete. Per quanto riguarda poi l'ultima, vi spiego le motivazioni. Insomma, è un'app libera, free, come si suol dire. Io lo faccio solo per passione, di lavoro faccio tutt'altro, quindi mi ci dedico, insomma, a questo punto qua, chiaramente. Motivatemi, ecco, io non vi chiedo soldi, al limite solo stelline, ecco. Bene, e apprezzamenti. E sono sempre disponibile, se avete bisogno, avete qualche informazione da chiedermi, mariospelis@gmail.com, scrivete. Bene, allora la richiesta di permesso adesso avviene solo quando serve. Molti utenti a vedere quattro permessi, dico quattro, si erano spaventati, cioè chissà cosa fa. Beh, adesso almeno vengono richiesti solo quando servono, quindi all'inizio i permessi telefono che vengono chiesti subito, che sono necessari per disabilitare le notifiche della telefonata, bisogna sapere quando c'è una telefonata in corso. Il permesso contatti viene chiesto solo se vorrete l'opzione avviso di chiamata, perché serve abbinare il numero col nome del contatto, se no dire vi sta chiamando un numero tot, non vi dice niente. Poi i permessi microfono e registrazione sono richiesti se volete dare comandi vocali. Quindi l'attimo in cui impostate comandi vocali vi viene chiesto il permesso microfono. I permessi archivio invece vi vengono chiesti solo quando volete salvare o ricaricare una configurazione, ovviamente. Questo perché io non salvo, diciamo, nell'area dedicata dell'app, ma in un'area esterna, in maniera tale che anche in caso di installazione dell'app sia sempre possibile recuperare i file di configurazione. Bene, ecco, ora questa versione nuova, la 7.0.1, ha una caratteristica importante, ovvero sia prima se spegnevate la mia app e nel frattempo collegavate o lo spegneva Android con i soliti, diciamo, orribili procedure di risparmio batteria, e collegavate un dispositivo Bluetooth nel frattempo, veniva persa la connessione perché le app ricevono solo gli eventi. Ora ho trovato un trucco incredibile per sapere che dispositivi sono connessi anche dovessi ripartire. Quindi adesso il dispositivo BT viene riconosciuto anche dopo una ripartenza, quindi non viene più perso. Ecco, alla prima ripartenza adesso noterete che ci mette un po', dai 5 ai 60 secondi, a seconda della velocità del vostro smartphone e del numero di applicazioni che avete, perché si precarica tutte le icone in maniera tale poi da essere velocissimo durante i tempi di visualizzazione delle pagine, applicazioni e notifiche senza latenze, che era un problema un po' della versione precedente.
Ecco, in modo avanzato era possibile evitare anche l'autobombamento dei messaggi, anche d'app disabilitata, impostare raccogliente dei messaggi anche da app disabilitata. Quindi accode i messaggi se disabilitato, adesso anche se disabilitato, se compare l'icona rossa in alto, beh, lui, se abilitate questa opzione, accoderà comunque i messaggi e potrete quindi sentirli dopo quando riabiliterete la mia app. Errore del riconoscimento vocale è molto importante, qui ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso. Vi mando ai miei video 3F dove viene spiegato tutto e comunque sia, diciamo che ho incontrato tantissime problematiche di riconoscimento vocale su 5 dei miei smartphone di test, su 2 ci sono dei grossi problemi, ecco, mentre su 3 va benissimo, ecco. Beh, su questi due ho dovuto inventarmi dei trucchi incredibili per cercare di supplire al problema di riconoscimento dei comandi vocali. Questi ci sono solitamente quando si è collegati via Bluetooth per un bug stesso della customizzazione particolare che avete sul vostro telefono dell'assistente vocale Android, che, dei quali richiamo chiaramente pezzi di codice. E beh, in certi casi viene dato un errore 3 e non si smuove da lì, in altri casi viene dato un errore 7. Quando è sistematico, allora provate a entrare nella tema errori di riconoscimento vocale, avete le descrizioni e i tipi di errore, e nel comandi, sezione comandi vocali, modalità mista 1, modalità mista 2, avete la possibilità di provare le modalità miste, che sono in pratica ascoltare, scusate, vocalizzare da Bluetooth e ascoltare da microfono telefono, in maniera da superare questo problema che hanno alcune customizzazioni di Android che non riescono a sentire i comandi dal microfono Bluetooth e va tutto nel nulla. Provate la modalità mista 1 e 2, avete delle belle descrizioni nei video 3F e andatevi a cercare. Ok, ecco, la modalità di autoattivazione adesso è elaboratissima. Potete anche scegliere se volete una logica AND or, ovvero sia un AND di tutte le condizioni autoabilita, quando il carica autoabilita, autoabilita, ecco, oppure in or fra di loro. Potete scegliere questo e poi in dipendenza anche dal periodo di riposo, che potrebbe dipendere da queste condizioni, oppure essere stand alone e lavorare di suo. Avete tutte le possibilità, queste due modalità sono legate fra di loro attraverso la opzione dipendenza. Ecco, nell'auto enable su movimento, prima usavo il GPS e adesso nella nuova versione, la 7.0.1, sono passato alla detezione delle activity, a rilevazione delle activities, perché presto Google ci obbligherà a richiedere permessi speciali per la posizione GPS, sempre in nome di questa privacy che loro sono i primi a violare, e quindi allora ho anticipato i tempi, visto che parlavano di novembre, dicembre, le varie permessi, sono uscito subito con le activities al posto della posizione GPS. Bad Android. Ok, filtri di ricerca adesso sono tantissimi. Prima avevate difficoltà a trovare opzioni, spiegazioni, e beh, adesso è facilissimo. Potete cercare le opzioni che hanno all'interno delle parole chiave, tipo Bluetooth, quello che volete, selezionate cerca opzioni e poi nella parte filter andate a inserire la vostra parola chiave. Per quanto riguarda la parte, diciamo, dell'help, potete inserire e scegliere il tema e verranno selezionate solo le voci che contengono quella parola al loro interno o nel titolo. E nella parte applicazioni potete schiacciare il bottone lente di gradimento, ricerca e scrivere le prime lettere delle app che state. Ecco, è stata migliorata notevolmente l'opzione per la sostituzione dei caratteri, il dizionario sostituzioni, e ora c'è una sintassi completissima e molto performante che ti permette di eseguire delle sostituzioni super fighe. Fate riferimento alla voce, cercatela su internet, Android Patterns. Ecco, tanto per fare un esempio, la sintassi 09, la vedete qui, 09 aperta parentesi grafa 4, vuol dire tutti i numeri che sono formati da 4 cifre o maggiori di 4 cifre, sostituiscili con la parola numero, e questo è ottimo per evitare, diciamo, di essere sommersi dalla lettura di grossi numeri. Ecco,
ho eliminato rimuovere la sequenza di caratteri perché lo potete ottenere facilmente, addizionare sostituzioni, mettendo la sequenza di caratteri che volete eliminare, il maggiore seguito da niente. Ecco, il modo privato, ora la conferma di lettura, la risposta diretta e la concatenazione di messaggi sono ora definibili per singola app. Quindi, ovviamente, le attivate a livello generale, ecco qua, lo vedete sulla destra, privata, contiene messaggi, modo di conferma di lettura, risposta diretta ai messaggi, e poi potete attivarli o meno all'interno di ciascuna app e ne avete il controllo completo a questo punto, anche app per app. Ecco. Al lato della selezione di un'app, proprio siccome la conferma di lettura e risposta diretta devono essere confermate in locale, vi viene chiesto se volete predisporre questa app conferma di lettura e risposta diretta in maniera tale che ve le trovate già precompilate. Questo perché molti se lo dimenticavano o non avevano capito che era necessario riportarlo anche nell'app. Questo era anche nella versione precedente, ma non c'era questo aiutino prima. Ecco, una brutta faccenda, oltre a Android, di cui parleremo dopo, che ci ha fatto impazzire, anche i messaggi audio Telegram e WhatsApp, hanno deciso di caricarsi solo quando entrate nella chat, quindi hanno reso perfettamente inutile la mia app che ora non riesce, cioè non trova più niente, non trova l'audio, perché l'audio si troverà solo quando lo sentite nella chat, cioè quando ormai lo sentite, quindi è perfettamente inutile, non è più possibile. Ecco, ho aggiunto un'area rosa in alto dalle parti sopra le opzioni, dalla quale potrete sempre ricevere indicazioni di possibili anomalie o situazioni, diciamo, da controllare, da verificare. Ah, questa novità è talmente grossa che ve la presento di persona. Il calendario delle configurazioni è ora possibile calendarizzare in pratica le configurazioni che avete salvato, impostando degli intervalli temporali durante i quali sarà automaticamente attivata la configurazione che avete impostato. Quindi questa nuova feature praticamente potenzia notevolmente, notevolissimamente le possibilità, le potenzialità della mia app, dato che potrete attivare configurazioni diverse a seconda dell'orario e del giorno, la tipologia del giorno, per esempio se è feriale, festivo, eccetera, eccetera. Ad esempio, potrete mettere automaticamente la configurazione di ufficio fra le 8 e le 17 dei giorni feriali, altrimenti la configurazione da casa, giorni feriali tra le 17 e le 8 del mattino, oppure la configurazione da weekend, eccetera, eccetera. E questa trovo che sia veramente una bellissima feature. Bene, ecco, riguardo, ecco qui adesso c'è tutta la trafila sui problemi che ha portato Android 10 Plus dall'11 in su, e non è un mistero che Google nuova versione di Android stia ormai progressivamente chiudendo la possibilità di fare cose alle app. Ecco, hanno cominciato nel 2019 a rimuovere le autorizzazioni per gli SMS e la gestione delle telefonate, lasciandole solo alle app che lo fanno per mestiere, e successivamente Android 10. E da Android 10 in su, Google ha reso sempre più difficile ottenere i permessi di lettura della posizione GPS, tant'è vero che ho cambiato come avete sentito. Ecco. A partire da Android 10, poi peggio che mai nell'11, è diventato praticamente quasi impossibile per un'app lanciare applicazioni o ascoltare i comandi vocali. In questo caso ho dovuto avere il permesso di so de vi devo chiedere il permesso di sovrapposizione, cioè quel famoso scrivi su altre app. Perché per ricevere comandi vocali l'app deve essere visualizzata e attiva, quindi deve essere acceso lo schermo e quindi io sono tutte operazioni che faccio in automatico di accendere lo schermo e di sovrappormi alle altre app. Pensate che schifo. Allora, infine poi Android 10, da 10 in su, in particolare dall'11, le app non potranno uscire, diciamo, dalla loro ristretta area consentita. E questo impedirà di fare tantissime cose, per esempio lettura dei messaggi vocali di WhatsApp, non solo gli audio, anche i vocali, perché quelli sono in un'area riservata solo a WhatsApp, secondo Android 10 e 11, quindi la mia app un domani non potrà più leggere assolutamente i messaggi vocali di WhatsApp. Ecco, adesso in breve alcuni piccoli miglioramenti, riprova 3 volte prima di chiedere un messaggio non vocalizzabile, in tal caso lo rappresenta con la croce rossa, le esclusioni non ripetere messaggi sono ora ricercate nell'interfaccia
anche l'intestazione, selezionare le opzioni primarie, è possibile interrompere l'evocazione di una notifica premendo pulsante play su auricolare o autoradio. In modalità principiante sono disponibili montare tanti silenti come di stato, nella sezione comandi vocali ho aggiunto l'opzione che dichiara il numero di lettere prima che conferma lettura, così saprete se è un messaggio lungo o corto, e se è il caso di sentirlo, e poi infine c'è la possibilità di inviare allo sviluppatore il file di descrizione error relativo ad un crash, qualora sia avvenuto, speriamo di no. Ecco, finalino, importanti suggerimenti carattere generale. Su alcuni dispositivi il widget può dare problemi dopo l'installazione, in tal caso è assolutamente necessario disinstallare e reinstallare e poi addirittura spegnere e riaccendere il dispositivo. E la prima volta magari lanciare la mia app dall'icona e in tal caso vedrete che si riprende. Suggerimento generale, ve lo dico, siccome non cambio mai i funzionamenti di base, quando succedono all'improvviso cose strane, la colpa, pensate che subito al 99, non scrivetemi a dire cosa hai combinato, la colpa è il 99% dell'ordine di Android, di Google e del produttore dello smartphone. Esempio ne è il fatto che molti mi hanno scritto che la mia app non recitava più gli emoticon, beh, è successo da quando è stata emessa una versione buggata di Google Sintesi Vocale che non recitava più gli emoticon. E basta deinstallare l'aggiornamento di tale app di sistema e tutto funzionerà come prima. Ecco, nota finale, consultate i nuovi video di YouTube di aiuto, li ho fatti tutti nuovi, sono tutti sottotitolati in 7 lingue. Grazie a tutti, ciao.